Una breve anteprima sulle principali notizie di oggi, partiamo con la cronaca del fine settimana, poi i lavori in corso a Varano e alcuni anche a Collecchio, le feste che ci sono state sempre nel fine settimana, Pessola, ovviamente tanto su Fornovo e da Fornovo anche una bella storia per un bambino che ha una grave malattia, la fiera cavalli di Bardi ed infine anche il promo di un evento che ci sarà questa sera a Varano Marchesi. Poi altre piccole notizie. Ora lasciamo lo spazio ad alcune decine di secondi di pubblicità per iniziare con il telegiornale di oggi. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 a Fornovo Taro, telefono 0525 2590. In una valle incantata, un angolo di paradiso per le vostre vacanze da sogno. Relay sul lago di Giuseppe Cendi. Armonia, pace e bellezze a Varsi, in Valceno. www.giuseppecendi.it. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani, sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 a Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Parmense.net è TV sul canale 88, internet con www.parmense.net, social media con YouTube e Facebook, TG Parmense, l'informazione da un altro punto di vista. Per sostenerci o fare pubblicità scrivici a redazione @parmense.net oppure contattaci telefonicamente al 39 39 87 87 02. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento consueto con il telegiornale del Parmense, il primo telegiornale di questa settimana d'agosto, un telegiornale ricco di notizie con la prima che riguarda un breve riassunto di tutto ciò che è successo sul nostro territorio, ma non solo, anche sull'Appennino Parmense, da un punto di vista degli incidenti e degli avvenimenti di cronaca. Diversi gli interventi nel fine settimana per le squadre di soccorso del territorio. Il caldo e le belle giornate hanno creato le condizioni giuste per far lavorare molte squadre del soccorso alpino. Impegnato prevalentemente in Val Parma e in Valdenza, dopo l'intervento sul Penna di giovedì, il soccorso alpino è intervenuto sabato 3 agosto nel tardo pomeriggio per soccorrere una donna di 69 anni di Modena che mentre stava percorrendo il sentiero 00 nei pressi della zona del Monte Orsare è caduta fratturandosi un braccio. La donna è stata recuperata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e consegnata all'ambulanza di Langhirano che l'aspettava in località Lagdei. Nella giornata di domenica un altro intervento, sempre sul crinale, sempre lungo il sentiero 00, e in questo caso la zona era quella di Prato Spilla. È intervenuto l'elisoccorso di Pavullo
che ha effettuato il soccorso a circa 1700 metri riuscendo ad atterrare nei pressi della zona dell'infortunato. L'infortunato era un 45enne residente a Parma, anche lui si è provocato una frattura a un braccio. Un altro intervento è avvenuto nella giornata di ieri, domenica, attorno alle 17.30, quando la centrale operativa è stata contattata per una persona che stava percorrendo il sentiero CAI in direzione Lagdei, una persona di 44 anni di Bibiano che è caduto dopo aver accusato un fortissimo dolore al ginocchio. Intervento della squadra del soccorso alpino speleologico del Monte Orsaro, di un'ambulanza sempre di Langhirano e dell'elicottero di Pavullo dotato del Verricello. La squadra territoriale giunta sul posto ha richiesto l'invio dell'elicottero per il forte dolore. L'elicottero ha vericellato e caricato il paziente per portarlo poi all'ospedale di Reggio Emilia. Insomma, un fine settimana intenso per i soccorritori del soccorso alpino, ma anche per le pubbliche della zona e le Croce Rosse. Sono stati infatti impegnati su diversi incidenti. Noi abbiamo le immagini di due di questi. Uno che è avvenuto nella serata di sabato a Collecchio, lungo la strada Giardinetto, quella che collega Collecchio a Salabaganza passando dal Ego Village, e un altro è avvenuto lungo la statale della Cisa nei pressi della salita. Nel primo caso, come vedete dalle immagini, si è trattato di un incidente che ha coinvolto tre autoveicoli e sono intervenuti un'ambulanza dell'assistenza volontaria di Collecchio e una della Croce Rossa di Medesano. Per fortuna però niente di grave per le persone coinvolte. Il secondo incidente più particolare è avvenuto, come dicevamo, lungo la statale della Cisa. In questo caso però non sono rimasti coinvolti dei motociclisti, anzi i motociclisti si sono visti superare in velocità da un ciclista che purtroppo non ha fatto i conti con una curva gomito, quella che si immette scendendo dalla statale della Cisa nel rettilineo della salita alla frazione di Fornovo Taro. Il ciclista, un giovane ragazzo di 20 anni del Bangladesh, tirato dritto finendo contro ad una catena, ad una recinzione e poi contro un muretto. In pochi minuti, anche in questo caso, sono intervenute le ambulanze del territorio con automedica e ambulanza della Croce Verde Fornovese. Riscontrate ferite di media gravità per il ragazzo, che davvero è stato molto fortunato perché per la velocità a cui andava gli è andata davvero molto bene. Anche ieri sera un altro intervento che ha coinvolto in questo caso un motociclista nella tarda sera in località Alpe di Bedogna, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce Rossa di Bedogna e l'automedica dell'assistenza pubblica di Borgotaro. In un primo momento ha allertato anche il soccorso di Bologna che può volare in notturno nelle piazzale di sosta, ma poi grazie all'arrivo dell'ambulanza di Bedogna, che ha riscontrato che le condizioni del motociclista non erano particolarmente preoccupanti, si è optato per il semplice rendezvous con l'automedica di Borgotaro. Estate di ferie ma anche di lavoro per tante ditte che lavorano per i comuni del territorio, come alcune che stanno effettuando dei lavori importanti nel comune di Medesano. Un'estate di cantieri nel comune di Medesano, il più importante è quello che riguarda la scuola di Ramiola, un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico della scuola, così a settembre i bambini di Ramiola avranno una scuola sicura e rinnovata. Diversi anche gli interventi sulle strade, iniziati i lavori concordati con la bonifica Parmense sulla strada che collega Varano Marchese a Pellegrino Parmense, una manutenzione straordinaria con la realizzazione della nuova pavimentazione da Ca' Matteo a Ca' Prefetto e la sistemazione delle cunette con un operatore e un mezzo che rimarranno sulle strade di Medesano per 100 ore lavorative. Iniziate anche i lavori per la messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 54 delle Terme al chilometro 13 all'ingresso dell'abitato di Case Mezzadri provenendo da Varano Marchesi. Si tratta di un intervento importante che è stato condiviso con i tecnici della provincia. Le frazioni saranno sempre al centro dell'amministrazione di Medesano, queste le parole del sindaco. Anche a Collecchio, lavoro in corso, uno è appena terminato, un lavoro che è stato fatto a Ponte Scodogna per andare incontro alle esigenze degli abitanti di questa frazione di Collecchio che è proprio a due passi dal centro del capoluogo. È già funzionante il semaforo a Ponte Scodogna. Al costo di 40.000 euro è stato installato un impianto a chiamata pedonale in corrispondenza della fermata del bus ed è mirato a migliorare la sicurezza dell'attraversamento. Nonostante sul tratto di strada statale in questione sia già presente un limite massimo consentito di 60 km orari, spesso i veicoli transitano a velocità elevate, effettuando anche sorpassi seppur vietati dalla segnaletica. La scelta progettuale relativa alla localizzazione del nuovo semaforo è dipesa dal fatto
che in quel tratto la sezione della strada è ristretta e garantisce perciò una maggiore sicurezza, consentendo di attraversare in meno tempo. Nonostante la statale in questo stesso punto sia dotata di illuminazione pubblica, l'impianto semaforico è stato dotato di illuminazione dedicata con apparecchi specifici. Continuiamo con Collecchio, parliamo di un'altra notizia che riguarda un tentato furto in via Togliatti, ma non tanto il tentato furto quanto il fatto che gli abitanti di questa via sono un po' stanchi oramai e hanno intenzione di, come hanno già fatto in diverse occasioni, di muoversi per dare una mano alle forze dell'ordine, ed è per questo che hanno organizzato per queste le prossime sere l'idea di fare delle passeggiate per controllare il territorio. Passeggiate non fatte in un'ottica di ronda, ma fatte con l'accordo dei carabinieri del paese della Valtaro, che sono consapevoli che questo è un buon modo per creare un deterrente per eventuali altri furti. Quindi, sapendo che il momento in cui di solito i ladri colpiscono è dalle 22 alle 24, le ronde avverranno in questo ma anche in altri orari. Questo sempre per far sì che i ladri stiano anche loro un pochettino sul chi va là. Passiamo ora delle belle notizie, parliamo di feste, un inizio di agosto spumeggiante per le tante feste che ci sono sul nostro territorio, ovviamente più in Appennino che in pianura, ma ce ne sono tante anche in pianura. Ne parliamo di diverse, tre feste in particolar modo, non ne parliamo per ordine di importanza. Partiamo dalla prima, che riguarda una piccola frazione del comune di Varsi, lungo il versante sud del Monte d'Osso. Una festa che ha rischiato di non essere realizzata perché alcuni cittadini, non si sa perché, hanno creato dei problemi, delle lamentele. Questo ha spinto gli organizzatori a cambiare location e forse per dispiacere di coloro che si sono lamentati, la festa ha avuto un grande successo. Ma non solo, la nuova location ha dimostrato di essere ancora più bella e suggestiva di quella precedente, perché il panorama che si poteva godere dal luogo in cui è stata realizzata era davvero bellissimo. Il servizio della nostra Giuliana Scaffardi con le immagini di Giovanna Cenni. La festa Pessola della piazza, che quest'anno per problemi tecnici è stata spostata davanti alla chiesa. E naturalmente abbiamo come ospite il nostro sindaco neoeletto, Angelo Peracchi. Cosa ci puoi dire della festa di questa sera? Ma niente, devo dire che è una bellissima festa, sono venuto volentieri anche perché ne ho sentito parlare da anni e devo fare i complimenti all'organizzazione perché veramente tutto ha funzionato perfettamente e complimenti anche per il menù che hanno scelto, che è stata secondo me una cosa proprio indovinata con tutta questa abbondanza di pesce. Poi adesso hanno iniziato anche a cantare, abbiamo i cantori del Monte d'Osso e secondo me è una bellissima serata e poi l'occasione di vedere anche tanta gente, tutti i miei concittadini, ecco. Abbiamo in questo periodo anche molti turisti, molta gente è venuta a casa, ecco. Insomma, una bella serata. E allora, secondo te il cambio di location non ha cambiato molto, cioè hanno fatto bene a fare sta festa, perché c'era stato un attimo di indecisione, perché naturalmente non si sapeva dove farla, perché ci sono stati dei problemi per la via della strada, chiusura strada, cioè è bene dirlo, perché comunque sì, è una cosa reale. Ma secondo me la location intanto è indovinata, perché siamo qui davanti a una chiesa bellissima, ecco, una chiesa spettacolare dove si gode anche, credo, uno dei più bei panorami della vallata, sì, una vista stupenda, sì. Ecco. Per me, anzi devo dire la verità, che io ho insistito parecchio con gli organizzatori di fare questa festa, anche perché purtroppo avevo ricevuto qualche segnalazione di persone che non capisco ancora come mai non fossero d'accordo con questa manifestazione, anche perché oltretutto si parla di un sabato sera, una sì, volta all'anno, perciò insomma 3-4 ore di chiusura. Esatto, non vedevo tanti problemi e sono stato contentissimo, ecco, che gli organizzatori abbiano continuato con questa tradizione. Tu hai insistito, insomma, la volevi fare tu, tenevi. Ci tenevo molto, ho insistito molto con gli organizzatori, perché a mio avviso non si può rinunciare a queste feste, ecco.
così popolari, cosa si può dire? La solita che Canale 5 presto di più. Alla Rai? Alla BBC. Presto andranno anche alla BBC, allora. Trump mi ha telefonato ieri sera, mi ha detto quando è che vi decidete a venire qua? Benissimo. La festa più importante di questo periodo è quella di Fornovo, Fornovo in Fiera, sta volgendo il termine, domani l'ultima giornata. Abbiamo deciso di proporvi questo servizio di Cesare Groppi che vi fa un breve riassunto di quello che è successo fino alla giornata di ieri. È partita in stile più casalingo, familiare, legata alle sue origini e al paese, la 36esima edizione della Fiera di Fornovo. Sabato sera l'apertura e la presentazione ufficiale alle autorità con il taglio del nastro da parte del sindaco Michele Zanetti. Partendo dalle forze dell'ordine, il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento clou per il paese, partendo dalla Pro Loco, i commercianti e tutte le associazioni, soffermandosi poi sui punti salienti di questa edizione incentrata sulla via Francigena. Con il prezioso contributo della parrocchia nell'accoglienza dei pellegrini con il Baracli, impreziosito dall'intervento del presidente delle vie francigene d'Europa, ma è stata anche una valorizzazione del patrimonio storico del paese, dai preziosi archivi comunali con le autorevoli parole del direttore dell'archivio di Stato di Parma, al prospettato recupero di Villa Carona con l'input a livello europeo dell'associazione culturale La Pergamena. Una fiera soprattutto all'insegna della solidarietà con i rumorosi clacson dei camion arrivati appositamente per aiutare Christian. Sono seguiti i giochi di corte nel piazzale del comune con il consueto corteo storico, coinvolgendo con musica e danze, oltre agli sbandieratori arrivati da Quattro Castella, i bambini e ragazzi e i giovani del paese. Per la giovanissima banda fornovese, insieme a quella di Borgotaro, nel suggestivo piazzale della chiesa, sono stati solo scroscianti applausi. Oltre al Luna Park, Street Food al Foro 2000 e una miriade di attività, sicuramente il cuore della fiera è stato Piazza Matteotti trasformata in un parco giochi. Messi da parte gli high-tech, bambini, ragazzi e genitori si sono innamorati dei giochi di un tempo, i veri precursori. Non è mancato il disappunto del gruppo dei limitrofi con le luci votive per lo sfratto imposto dalla sicurezza. La fiera, condivisa e piaciuta, chiude i battenti domani, primo martedì di agosto, giorno del mercato caldo, con i banchi di mercato, le varie premiazioni, tra cui spicca quello della miglior vetrina sul tema Francigena, abbinato al colore granata, terminando in bellezza con il fragore dei fuochi pirotecnici.
Fornovi Fiera è stata l'occasione per divertirsi e per star bene, ma è stata anche occasione per momenti di solidarietà. Alcune persone si sono lamentate per i clacson e il rumore dei motori di possenti camion lungo via Veneto, ma quando hanno scoperto il motivo erano tutti ben felici di sopportare un po' di rumore. Noi ve lo raccontiamo, il motivo per cui questi camion si trovavano lungo la principale via del paese della Valtaro, e peraltro nel prossimo TG vi racconteremo un'altra storia legata sempre al bambino di cui parliamo nel prossimo servizio. Fornovo questi giorni è in fiera, ma non ci si può dimenticare dei suoi abitanti. A Fornovo abita anche Cristian, un bambino di 11 anni a cui pochi anni fa è stata diagnosticata una gravissima malattia. Tutto è partito con un malore a scuola, una crisi epilettica. Da lì una serie di accertamenti hanno portato alla nefasta diagnosi di adrenoleucodistrofia, una malattia diventata famosa grazie al film L'olio di Lorenzo, che fece vincere l'Oscar a Susan Sarandon nel 1998. In breve tempo le condizioni di Christian sono peggiorate così tanto che si è deciso di fargli fare la comunione da solo. Alcuni mesi prima dei suoi compagni, quanto si temeva per la rapida progressione della malattia, ma sono passati 2 anni e Christian è ancora tra noi. Ovviamente star vicino a Christian è molto impegnativo, ha bisogno di tutto, specie di assistenza sanitaria continua. I genitori sono ormai diventati degli infermieri di fatto, specie il papà, sempre presente. Un papà che mostra un'amorevolezza ed una tenerezza verso il suo piccolo, che stupiscono in un uomo grande e grosso. Un impegno grosso anche per la mamma e la sorellina di 3 anni più piccola. Quando stava bene, a Christian piacevano molto i camion. Così quest'anno, in via Veneto, in occasione della fiera, fanno mostre possenti bestioni a 4 ruote. L'obiettivo? Raccogliere fondi per lui, per dare una mano alla famiglia che deve garantire l'assistenza a Christian 24 ore su 24. Alle 11 di domenica mattina della fiera, i genitori del bambino hanno deciso di portarla a vedere i suoi amati camion in mostra per lui alla fiera di Fornovo. Puntualissima, alle ore 11 è arrivata l'ambulanza della Croce Verde fornovese con a bordo il bambino, con lui il papà, la mamma e la sorellina, lo zio ed il cugino. Ad accoglierlo una decina di motrici che lo hanno salutato con il rombo dei loro motori e di potenti clacson, e tanti cittadini che erano lì per far sentire la loro vicinanza a lui e alla sua famiglia. Poi un giro a bordo della barella per vederli uno ad uno. Finito il giro, ritorno all'ambulanza per una foto di gruppo. Un bel momento per fargli sentire l'affetto di tutti, ma anche un modo per farlo uscire di casa e dare qualche stimolo maggiore al suo sistema nervoso attaccato dalla gravissima malattia che lo ha colpito. Per chi volesse aiutare Christian può farlo con donazioni anche piccole al codice IBAN IT52R062-3065-76-00-00-35-29-7854 con la causale Aiutare Christian. Un'altra fiera importante che c'è stata in quest'ultima fine settimana travalica i confini della nostra provincia e arriva in tutta Italia. Stiamo parlando della fiera del cavallo bardigiano proprio a Bardi, che si è tenuta nello scorso fine settimana. Abbiamo intervistato uno dei responsabili dell'albero genealogico del cavallo bardigiano, che sono stati i principali protagonisti di questa fiera, che per me erano proprio i più bei cavalli bardigiani d'Italia. Siamo al telefono con Matteo Vasini del libro genealogico del cavallo bardigiano, che ha avuto il clou dell'attività per il libro genealogico per il cavallo bardigiano nei giorni scorsi a Bardi e che ha premiato i più bei cavalli bardigiani. Com'è andata la manifestazione, Matteo? Molto bene, una 45esima edizione ricca di tanti cavalli, oltre 200 cavalli presenti e iscritti, tutti del libro genealogico di razza, e soprattutto tanti cavalli montati da giovani cavalieri e tantissimo pubblico. Veramente ieri un'affluenza, potremmo dire, record. Quali i momenti più importanti della fiera? I momenti più importanti sono state le valutazioni morfologiche del sabato e la proclamazione del campione e della campionessa nazionale ieri domenica all'una, che non sono soltanto i soggetti che vincono il premio, sono i veri e propri modelli che vengono presi per la selezione genetica per il prossimo anno. Chi ha vinto? Tutti gli allevatori si devono un po' ispirare per ottenere dei prodotti sempre migliori. Chi è che ha vinto per quest'anno?
ha vinto nella categoria degli stalloni il caffè di Santafranca dell'azienda agricola Fratelli Rocca di Corte Brugnatella in provincia di Piacenza, e per le femmine ha vinto una fattrice di 6 anni che è Crystal di Bocciarelli Attilio di Ferriere, sempre in provincia di Piacenza. I cavalli che provenivano da più lontano da dove arrivavano? Allora, c'era un cavallo che proveniva da Roma, uno stallone, c'erano diversi cavalli che venivano dalla Romagna, qualche cavallo che veniva dal Friuli, dalla Lombardia, alcuni parecchi dalla Toscana, dalla Liguria, insomma, mostra nazionale, sono arrivati veramente da tutta Italia. E come sono stati accolti da Bardi e Bardigiani? Bene, bene, bene. È una manifestazione che negli ultimi anni si è sempre più allargata, è sempre comunque molto legata alle tradizioni locali, agli allevatori locali che sono allevatori storici, ma le braccia aperte verso chi si muove anche da lontano e chi si appassiona a questa razza anche in altre regioni è sempre valido. Un consiglio per trascorrere una serata culturale nel nostro territorio arriva dal nostro Cesare Groppi con il breve servizio che segue. Listo. A burning thing. Walk on down one more time if you will. Previsioni a 4 giorni non sono il massimo. Si prevede l'unico giorno di nuvolo, proprio il 21, il giorno dell'eclisse. Ragazzi, quindi si chiude. Guarda, si chiude. Va in totale, via gli occhialini, via i filtri, via tutto! Missione compiuta! Andiamo! Troppo bello! Siamo giunti al termine di questo telegiornale, nulla di particolarmente interessante sul fronte meteorologico. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso e vi salutiamo cordialmente dandovi appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata a tutti!